Ultima tappa per Conterranea, il format promosso dai comuni dell'Areale della DOP, Cartoceto, Monbaroccio e Colli al Metauro, facenti parte dell'Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord in collaborazione con le rispettive Proloco. Il viaggio nelle terre dell'unica DOP o le aree delle Marche si conclude sabato 29 luglio alle 20:30 sullo splendido belvedere di Piazza Marconi a Cartoceto. Alle spalle il Teatro del Trionfo, di fronte una distesa di ulivi. In questo ambiente suggestivo, la serata verrà dedicata al tema teatro, luogo di anime, sviluppo e identità, argomento che identifica Cartoceto, dove il teatro, anticamente frantoio e deposito di ulive, si appresta a diventare, grazie al finanziamento da 2 milioni di euro del Ministero della Cultura, il primo polo performativo multisensoriale nazionale. Cioè uno spazio di sperimentazione artistica improntata alla sensorialità aumentata, all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie in ambito teatrale. Dunque ci si chiederà proprio questo, come il teatro possa connotare un territorio, come possa raccoglierne la storia e l'identità, gettando le basi per uno sviluppo economico, culturale e turistico. Ad intessere il percorso l'attore Filippo Paolasini, che alternerà momenti di rendering a musica e dialogo. Se a parlare di teatro e di territorio sarà proprio il direttore di Amat Gilberto Santini, il progetto musicale sulle note della storia italiana a partire da Teatro 10 è stato sviluppato da un trio d'eccezione composto dalla cantante Emilia Zamuner, vincitrice del premio internazionale Massimo Urbani 2016, Massimo Moriconi, bassista di Mina da sempre, Enrico Valanzuolo, trombettista partenopeo. Il trio proporrà un percorso nella storia della canzone italiana, quella che attraverso il celebre programma Rai Teatro 10, presentato da Mina, Alberto Lupo e Lelio Luttazzi, ha tracciato l'identità di un paese. Il menù della cena, invece, nel quale saranno protagoniste le eccellenze del territorio e la stagionalità, sarà curato dalla chef Eva Maria Wolka, affiancata nel racconto di vini e oli dalla sommelier Otello Renzi. La seconda edizione di Conterranea, ha spiegato il sindaco Enrico Rossi, non si limita solo a promuovere e valorizzare la DOP Cartoceto e le ricchezze culturali e artistiche dei comuni dell'areale di produzione, ma ingaggia un dialogo proficuo con divulgatori scientifici, filosofi, uomini di teatro e di cultura. La tappa di Cartoceto, ha sottolineato il primo cittadino, punta i riflettori su un luogo che da sempre affascina chi arriva nel borgo storico, il teatro con la sua effigie particolarissima, la sua storia che allaccia l'identità culturale con quella agroalimentare e le nuove prospettive che renderanno unico questo luogo nel panorama nazionale, traguardi che non rappresentano solo un motivo di orgoglio, ma che offriranno orizzonti concreti di sviluppo economico, turistico e sociale efficaci anche nei confronti dello spopolamento.